Fernando Pavarotti. Famoso per diversi motivi. Beh, insomma, famoso no, perché il famoso è mio figlio. Io non sono famoso. Sono dilettante, canto così, Ave Maria, gioco le bocce, un divertimento, così. Mio padre è un ragazzo di 80 anni, con un entusiasmo e una voce di un ragazzo, veramente. Direi che tutti quanti dovremmo imparare da lui a vivere, perché è la quintessenza dell'ottimismo. Per lui la giornata incomincia sempre con gioia, e tutti lo amano. È una persona veramente straordinaria. Poi mi ha fatto un regalino anche, mi ha regalato la voce. Non padre, non è anche un po' invidioso di un figlio che forse ha fatto più strada di lui? No, sa. No. Perché per fare il cantante ce ne vuole tanta, che uno non immagina quanto metti il piede sul palcoscenico, comincia a bruciare. Di sicuro è geloso. È geloso a tal punto che una volta io venni a casa dall'America, la vigilia di Natale, e cantammo in chiesa. Io ero addormentato, completamente addormentato, e cantai male. Lui cantò molto bene. Allora il giorno dopo veniva sempre a bussare alla porta e mi diceva: «T'han telefonato a te?» Io dicevo: «No, a me c'è», capito? E mi dice che era geloso. Quando è nato, strillava. E allora il professore ci ha detto: «Ma Dio, buono, ma strilli come, hai una voce come un tenorino». Guardi, è proprio vero, e difatti è diventato... Ma era un bravo ragazzo, sì. Era obbediente? Beh, obbediente non lo so. Giocava al football, giocava a tennis, era molto sportivo lui. Suo padre diceva che da giovane lei non era così bravo, che era sempre pronto a scappare, a lavorare, a giocare, a calcio, a fare sport. Non ero così professionale. Ero bravino lo stesso, solo che lui è un po' geloso e insomma... Per te soltanto vola mio canto, messaggero d'amor, ardentemente, teneramente, sogna in estasi il cuore. Questa, nel giardino del destino, mi pare tu lassù. Devo ringraziare lui e la mia mamma che mi ha dato la grazia, perché... il papà ha una voce molto forte, però non è aggraziata, invece la mia mamma è molto graziosetta. Sono andato in America 4-5 volte con mio figlio, che mi ha fatto, aveva un'operazione, me l'ha fatta là, mi ha messo i denti e l'ha fatto là. Lei mi comprende, non mi ha detto cosa ha speso, però. Però adesso mi ha preso una Mercedes quando ho compiuto 80 anni, e lei mi può immaginare, 80 anni guidare. Però non do per gli occhiali, Come pensa di passare l'estate? L'estate la passerò a Pesaro studiando, poi ci sarà un concerto importantissimo a Ravenna il 21 di luglio e verso la fine di agosto incominceremo con i concerti normali, ce ne sarà uno nel Kent in Inghilterra, un altro a Parigi sotto la Torre Eiffel, uno a Wiesbaden e poi c'è il nostro di Piazza Grande, e quindi vado al Metropolitan per inaugurare il Metropolitan con Domingo, faremo due atti di opere diverse, io canto l'Otello, lui la Valchiria e un altro atto di un'opera, così cercheremo di fare un po' gli stupidi per celebrare il nostro 25esimo anniversario di lavoro al Metropolitan e poi andiamo avanti di lì. Grazie molte e sicuramente ci incontreremo al Pavarotti International. Lo spero bene, vi invito tutti quanti, dal 16 al 19 di settembre del 1993 a Modena. Pavarotti International. Ciao.